Aggiornare antivirus. Ci metto una vita. Vabbè, dai, sì. Intanto mangio qualcosa. Che buono. No, un'altra newsletter no. Ho già iscritto a quella di Tutti matti per i gatti. Quella di Pepe Marmellata. Quella di Lo Zaino Viaggerino. Quella di Sweet Fruit Sweet Heart. Ah, ho fame a proposito. Beh, oddio. Ripensandoci, Tigro è molto più bello. Quasi quasi gli faccio direttamente una foto. Tigro! Micio! Tigro! Micio, ma dove sei? Fatti fare una foto. Tigro! Vieni! Solo una foto! Si sarà perso in tutto questo casino. Tigro! Vieni qui! Cucciolo, vieni dalla mamma! Buchi fuori! Fame. Mamma, che ridano stare tutto il giorno a casa senza far nulla. E cercami quel numero su internet, metti a posto. Effettivamente. Ci vorrebbe qualcos'altro. Aggiornare antivirus. Ci metto una vita. Non c'è nessuno. Nessun messaggio. Micio? Tigro? Vieni qui. Ah, anche Tigro è sparito. Oddio, forse dovrei mettere un po' a posto. Bello. Questo sarebbe meglio a me. Guarda che carino questo screensaver. Sembra il mio gatto, che piccolo. Ora me lo scarico. Carino, sembra Tigro. Vai. Ci mette una vita. Ho di nuovo fame. Oh no, adesso chi è? Ed è
devo alzare. Ho capito, sto arrivando. Ah, Lalla. No, sali tu, dai. Ciao, Lalla. Ti ho lasciato un bicchiere di latte. Grazie. Che fai? Ma guarda, un sacco di cose. Io non ho trovato nessuno. Non c'era né Francesco, né Patrizio. Siamo sole al mondo. Siamo partiti tutti, incredibile. E che facciamo? Non lo so, scegli tu. C'è questa pellicina che mi sta dando un fastidio. Che mi dici se smettessi di mangiarmi le unghie come starei? Bene, potrei smettere di mangiarmele. Allora che vogliamo fare? Non lo so, in teoria devo fare una ricerca per mia madre, però non adesso, tra un po'. Ah, guarda che ho scaricato. Non puoi capire che carino. Non è stupendo, sembra tigro. È un cucciolo, guarda che musino, sembra che l'hanno fatta a lui questa foto. Ma dove l'ho trovata? No, cioè mi si sta bloccando. Dai. Prova a riavviarlo. Abbiamo tempo da perdere. Che ne dici di uno spuntino? Senti, questa l'ho scaricata ieri, è fortissima. Carino. Senti, qual è il lavoro dei tuoi sogni? Stilista, attrice, veterinario, insegnante? Ovviamente attrice. Il parrucchiere ti ha tagliato i capelli troppo corti e adesso chiedi alla tua amica come stai, sei contenta della tua nuova pettinatura alla moda, ti rifiuti di pagare. La ricerca di mia madre, oddio, non l'ho ancora fatta. Dobbiamo fare la ricerca. Ma facciamola dopo. Oh, vabbè, sì. Vediamo chi c'è in chat, va? Ma tua madre davvero fa queste cose? Sì, non la vedi? È fissata. Wow. Dio, ma non c'è proprio nessuno. Mamma mia. Oddio, cos'era? Spengo, va? Vabbè, vediamo la yoga di mia madre, va? È meglio. Facciamo che chi fa la bolla più piccola mette a posto tutto. Ho vinto. Ho vinto. Ma secondo te Alessandro è partito? Perché? No, perché ha scritto delle cose su di te sul suo blog. Veramente? Perché non te l'ha detto? No, io fammi vedere. Ma che succede? Perché chiudo una finestra e se ne aprono 20? Ma non ce l'hai l'antivirus? Sì, ma aggiornarle è più noioso di una lezione di yoga di mia madre, perciò non lo faccio mai. Senti, basta, no? Cioè, lo spengo, che è il metodo migliore. Ma il mio gatto? Non lo vedo da stamattina, tigro! Vabbè, vedo io, va. Forse se mettessi a posto troverai il gatto. Tigro! Tigro, Micio, vieni qui! Ilaria, mi hai fatto un blog e non mi dici niente. Un blog? Io? No, guarda. Mia madre!